Buonasera, signori spettatori. Che cos'è la vita? Che cos'è la vita? La vita è tutto quello che ci capita attorno ogni giorno mentre ve lo stiamo raccontando. Questa scena è la camera da letto di Luca Cuppiello a Napoli. Sono le 9 della mattina del 23 dicembre di tanti anni fa. Luca Cuppiello dorme nel letto matrimoniale. Accanto a lui, nel lettino, il figlio Tommasino. Ed ecco, entra Concetta, la moglie, con uno scialletto di lana sulle spalle, infreddolita, tra le mani una tazzina di caffè, che porta al marito con aria paziente, rassegnata, calma. Inizia la giornata in casa Cuppiello. Iniziano le preoccupazioni, le passioni, i pensieri. Inizia quella tragedia comica che è la vita. Ehi, che bello, caro, mamma mia. Lugare, scelta te sei nuova, via tuo caffè. Ah, ho caffè. Lugare, scelta te sei nuova. Lugare, scelta te sei nuova, quanto sei scucciato. Fammi dormire, salve. Mi tocca a te, lo metto qua sotto, non faccio un letto, mi stacca. Che ore sono? Gesù, te l'ha già appena detto, sono che è 9. Le 9? Le 9 del mattino. E che te scettava la sera? Ma è un fatto serio. Ma sei prima di andarti a coricare la sera e subito si fanno le 9 della mattina dopo. Fa freddo fuori. Il cane si gela, fa freddo fuori, fa freddo dentro, fa freddo per tutto quanto, tutto costante. Questo Natale si è presentato proprio come il Dio comanda. Stanotte mi sono congelato, proprio per nonna mia. Questa stanza è una ghiacciaia. Mi sono arrabbiati e coperto in cerca di un poco di calore, niente. A un certo momento le gambe non me ne sentivo più. Per disperazione mi sono alzato, mi sono infilato i pantaloni del vestito. Che hai fatto? No, che hai fatto? Ti sei messo i pantaloni del vestito sopra il pigiama? Sentivo freddo. E tu mi fatto tutta la polvere della strada dentro la letto. Che c'è a fare? Mi sono messo pure le calze di lana. Le calze di lana. Questo è un altro affare che hai fatto tu, eh? Un grande affare. Vendono le calze di lana a poco prezzo, ne compro 3 paia. Ma sei pazza, è pura lana. Che nome? Stai freddo, pura lana. La lana, quando è veramente lana, se si bagna, si restringe. Queste sono diventate 2 bandiere. Caffè, vediamoci il caffè. A prima mattina, una cosa calda. Ma non me lo caldo. Che è? E che è sta schifezza? Ma
Ma no. Questa mattina ti portavo la cioccolata. È un topolash che leggero, ma è buono. Ma fammi piacere, questa tazza, il caffè non l'ha mai conosciuto. Ma buono. Ah. Ma fammi piacere, tu non sai fare un caffè. Sì, non ti offendere, sei una brava donna di casa. Sai cucinare tante cose, la frittata di maccheroni, la pasta e fagioli, la frittata di cipolle, ma il caffè non è arte tua, bella mia. Mi sei spiegato spiritoso questa mattina, bravo, beata a te, beata a te. Ah. O presepe sta? Madonna, Samsalla, chi dodo, che te metti a paura? La colla per il presepe l'avete scaldata. Ma vieni, io non sono sciatata, mi sa scendere a faccia spesa. Senti, fai una bella cosa, vai in cucina. Accendi tutti i fuochi dei fornelli, che là in cucina è più caldo l'ambiente. Mi lavo in cucina e scarfa la colla per il presepe e in un pentolino un po' d'acqua calda mi faccio la barbina in cucina. Sono finiti i comandamenti, sì. E abbiamo cominciato la giornata con lo presepe a barba. E adesso scendere a fare la spesa, no, a pranzo oggi ci mangiamo la colla. Andiamo a scaffare la colla e magari mi avete un occhio, magari mi avete un occhio. Alzati, alzati, lo so che non stai dormendo, alzati. Tu, vergogna, l'età tua ancora a letto a quest'ora. All'epoca mia, quando io avevo la tua età, accompagnavo mio padre che andava al lavoro, gli baciavo le mani perché allora c'era rispetto per i genitori. Poi lui andava a lavorare e io me ne tornavo a letto un'altra volta. Alzati, andiamo, alzati! A zuppa e latte! A zuppa e latte te vai a pigliare in cucina, perché già non te ne mai corte in Spagna, va bene? Tuo padre non è la tua servitrice. Se non me la portate dentro al letto, non mi soso. No, tu ti sosi. Se no, da boffe e pacche ti faccio ricordare, stai aiutando, va bene? Castato, voi, a mettere canto. Io non capisco tu che fai a fare sto presepe, una casa inguaiata, una casa ne vanno, almeno venisse buona. Ovvero, almeno venisse buona. Si viene buono, non viene buono. Che ne sai tu? Viene buono, non ti preoccupare che viene bene. Mio fratello Pasqualino si è alzato. Si è alzato con lo scocciante di tuo fratello. Niente di meno, per un po' che cadavere, lui si è fidato di stare dentro al letto una settimana. Ah, si è svegliato, zio Pasqualino? Sì, sì. E sapete se esce? Non esce, ha detto che esce perché dopo la febbre che ha tenuto si deve fare una bella passeggiata qui, hanno poco da riposare motiva. E sapete se si veste? E che esce, nudo. Capisci che si veste, ma perché? No, niente, io dicesse meglio che non riesce, perché non si mai prende una ricaduta, hai capito? Ve lo dico per lui. Adesso, Lucarì. Buongiorno, Buongiorno, la conce. Buongiorno. Come andiamo? Meglio. Come? Non c'è più febbre, niente. No. Si vede più colorito. Poi è abbiare. Sì. Aria fresca, aria pura, aria di mare. Facevi pigliare poco l'aria pure la camera dove sì. È un ritrovo di micro che stai chiusa 7 giorni. È quella malattia, a te una Piagaraccio, ogni onda del mare, un respiro profondo. Io quello volevo arrivare fino al bancolotto. A proposito, una cucina. Io non ho potuto trovare le mie scarpe. E le volete da me, sì? No. Ma io sono stato una settimana a letto con la febbre. Ho solo chiesto se le avete viste. Ma tu quando ti sei coricato dove l'hai vista? A piedi del letto come sempre. E guardate bene perché la stanna. Non ci sta niente, una cucina. Le scarpe sono sparite. Ha dimandato a nonni lui. E non la cominciamo stamattina. Senti, zio, io non è proprio tipo che mi vende le scarpe tu. Sa venuto le scarpe. Come sono venuto in scarpa? Ma come, Lucarì? Io mi sono ammalato, sono una settimana a letto con la febbre, mi sono e non trovo le scarpe. E come esco, disgraziato, come esco? Tu hai delle calcchiere che stava nere, capito? Guardate, io avevo pure ragione. Ragione, sì.
Caro zio, io ho parlato col dottore. Quello ha detto che tu dovevi morire. Io dovevo morire? Ah, immagino uno duro cappotto. Questo disgraziato! Uno cappotto, scarpe e cappotto, l'abbinamento ha fatto, disgraziato. O cappotto non c'è, Lucaretta, non ricordi quando era bene. Quello che ha fatto la scozzese, quello con la mantellina. Tu non c'è. Vuoto nevo, così ai pazzi, disgraziato. Ma perché non lo chiudi? Ma perché non ve ne andate? E come me lo pago senza scarpe e cappotto? Dimmi, così ai pazzi. Per adesso arrangio così, dico queste scarpe mie. Domani usciamo, ti compro un altro paio. Grazie. Piaccio obbligazione a te, che mi fai discutere con mio fratello, che questo col carattere fumantino che tiene in giù non sapevi mai a che fare. Lucarino, che non sapevi una roba mia, ma io che devo fare? E che devi fare? Pasqua, pigliate una camera mobiliata, vattene a vivere per conto tuo, insieme non ci vogliamo stare più. Hai ragione, me la trovo una camera, me la trovo, così tolgo il fastidio. Così, pazzo, non sapevi la mia roba prima che muore. Aspetta che muore e poi te la vendi, dico io, no? Ha ragione. A parte il fatto che io sono il fratello, la roba sua aspetta a me. Guardate, chi se ne è nato? Ma quale roba sua? Io non devo niente, sono povero uomo. Dicevo, ove mai? Tu sei mio fratello, tu. Così, passo, guardate. Dagli manforte, bravo. Ora vorrei i miei amici del bancolotto qua, vedi? Perché dicono sempre bene a voi, Don Pasquale, che state in casa di vostro fratello, ti vogliono bene, state insieme. Ma che se la sapete che passano in tasca? Ma che passa? Ma che passa? Ma che passa? Diciamo. Tu papà, c'è che lì ragione. Mia moglie cambia il vestito, ti cucina, ma che mai lo hanno in più, ma ringrazia a te. Vabbè, allora io chiedo scusa, Don Luca, se vostro figlio mi ha lasciato senza scarpe e capo. No, io che chiedo scusa se abbiamo toccato le scarpe di famiglia. No. Ma io mi incino e tolgo il fastidio da casa vostra. Me lo vado, così passi. Hai sentito? A te, alzati! E lo vuoi fare prendere un colpo d'aria, ragazzo? E se ci vuole essere un colpo è rivoltevole. Voglio la zuppa e latte, mamma, la zuppa e latte. Ma te la preparo io, la zuppa e latte. Ma guarda, se la porta la zuppa e latte, l'indoletto, ma venga la coppa bascia tutta e tutto. Oh, Lucario, facciamo sempre! Lo stai crescendo per la galera, no, per la galera, alza. Ma è possibile che devi mostrare sempre questo carattere selvatico, indisponente? Tu non sei così, io lo so. Tu in fondo sei un bravo ragazzo. Ti devono prendere per il verso giusto. Ma ti dovresti cercare un lavoro, che non puoi stare senza fare niente. A scuola non ci sei voluto andare più. Arrivata alla terza elementare, basta. Voglio andare a lavorare. E allora? Esci. Mi sa, sta nei negozi, nelle vetrine, in tanti cartelli, cercasi commesso. Tu ti presenti, può darsi che da cosa nasce cosa. Devi lavorare. Sei curioso, eh? Qua, hai visto qua la scala? Qua faccio passare i pastori con le pecorelle e le caprette, che portano il latte a Gesù bambino piccolo nella grotta. Ti piace un presepe, eh? No! È strano che non ti piace, che è una cosa sacra. Tua madre, la madre dice che questo vestito che c'hai si è fatto vecchio, si è consumato. Vabbè, te ne compro uno nuovo io, eh? Ti compro pure due o tre camicie, qualche cravatta e ti regalo pure 10 lire. Così fai bella figura con gli amici, andate al caffè, ci offro io. Va bene così. E qua faccio il laghetto con l'acqua vera. Sì, l'acqua vera. Bene, io metto l'enteroclisma dietro al presepe. Faccio scendere una cosa. La cosa religiosa, un enteroclisma da dietro. Vabbè, sembra una cosa sacra,
Ma non ti piace il presepe? Non mi piace. Ma com'è possibile? Presepe piace a tutti, piace a gente con tante di barba, gente professore di università. È una cosa bella, guardalo da qua, non è finito. Mi piace, che c'è se non mi piace? È colpa mia. Posso guardare, noi o tengo in faccia. Niente, non mi piace. Ah, oh, non ti piace? No. E allora vatti, vai a lavorare, esci, cammina, vai, vai, vai. E va bene, me ne vado. Ma vedete, dopo, io non mi piace, ma da piacere a forza. Cammina. Ma non vi preoccupate, che me ne vado. Beh, anzi, ma mangi prima la zuppa e il latte, e poi me ne vado. Ma la zuppa e il latte, bene mamma, oi? Oi? Un bel bravo e figlio mio che si alza, ma quanto sei bella. Lucario, e tu che vuoi mangiare allora questa mattina? Come? Che cosa vuoi mangiare questa mattina? Questa è la prima presa in giro della giornata. Che vuoi mangiare stamattina? Ti dico che voglio mangiare, tu poi fai un'altra cosa. Non so, teniamoci leggeri in vigilia, fai un po' di brodo vegetale e ci butti dentro un po' di tubetti. A me i tubetti non mi piacciono. Tu te ne devi andare, sono tubetti che non ti riguardano. Senza la frutta, perché domani è quella santa giornata, se ne vanno un sacco di soldi. Allora, ricordi, io qua dentro tengo 20 lire. Allora, 5 lire te le lascio là sopra, da avessero la sardina qualche pastore. Vabbè. 15 lire le dobbiamo spendere per forza per mangiare la mamma. Ecco qua, l'ultima colazione nella casa paterna. Mamma, mi hai perduto. Eh? Quel padre snaturato mi ha cacciato da dentro al focolare. Ma tu che stai dicendo? Già, la tua creatura non c'è più. La tua creatura se ne va. La tua creatura è sparita! Ma che cavolo che ha detto? Si è pigliata a 5 lire! Ma io te la benedico quella 5 lire, ma se non ti mai per più! Ma posso sapere che cosa gli hai detto? L'ho cacciato di casa, devi andare a lavorare! Ma come in queste sante giornate? In queste sante giornate devo andare a lavorare, e poi lasciatemi in pace che devo fare il presepio domani. Ma io posso sapere che cosa gli hai detto? Ce ne devi andare, cammini, ah! Madonna santa, Lucario! Ma che esagerazione! Ah, ma tu ci stai facendo la parte della rimembranza, loco! E mettici 5-6 soldatini, 5-6 pupazzi, e il gomma, vanna, vanna! Sei tu! Buongiorno, papà! Buongiorno a tutti. A chi sei e a chi non c'è? Peggio per tutti. Siamo nervosi, eh? Ho capito, ho capito. Hai litigato un'altra volta con tuo marito. Ma perché? Perché? Quello è un bravo uomo, ti vuole tanto bene. Perché avete litigato? Ma dico, perché avete litigato? Perché avete litigato? Questo è un altro capolavoro di mio. Io sapendo, pare che non era colpa mia, eh? Che vuoi sapere tu? Che vuoi sapere? Stai facendo il presepio, fai il presepio! Vabbè, io faccio il presepio. Se poi vi trovate in mezzo ai guai, non venite a chiedere aiuto a me perché io faccio il presepio. Ma insomma parla, che è successo? Mamma, mi sono messo cappiello e me ne sono giunta. Oh Gesù, ma tu sei pazzo. Tu sei pazzo e adesso certamente quello tuo marito viene qua. E io non ce la faccio più. E non tu niente, questa gelosia. Perché tu figlia mia, avessa camminare un po' più dritta. Io ti so mamma, tu pozzo, dicono. Che faccio, Che faccio? E state zitta, facete mostro piacere. La verità, mamma, è che hai faccio solo chiacchiere. Gli avessa fai fatti. Ma li faccio. Qua fatta. Ha già scritto una lettera a mio marito. Lo lascio mamma e me lo Lo lascio mamma ma e me lo ma che stai dicendo? Per il signor Nicola Perpuco. Urgente. No, ma il nostro matrimonio fu un errore. Un errore? Un errore, è vero, mamma, un errore.
Perdonami, sono innamorata di Vittorio Elì e fuggo con lui questa sera. Addio, Ninuccia. Addio, Ninuccia. Mamma, mi dovete credere. Quando mio marito mi cerca e mi viene vicino, io non sto passando lontano. Non lo sopporto, mamma, non lo sopporto. Ma perché non ci sopportare questa disgrazia? La vita mia. Ma ricordate, quando voi e papà mi dicevate sposa da Nicolino. Nicolino è un uomo ricco, farai un bellissimo matrimonio, le tue amiche ti invidieranno. E la mia felicità, mamma, quella che ho perduto, io la sto pagando con l'inferno che tengo dentro. Ma tu sei pazza, tu sei pazza. Tu lo vuoi fare morire a quel povero uomo? Faccia tosta che non sei altro, dammi quel calendarone, mamma. Ma sta zitta, portiamo a te, figlia. Madonna mia bella, madonna mia bella, sta con me fermesce, ma sto fatto. Mamma, fare un esce con me da farmi. Ninu, sienta ma buona. Se dici un'altra volta quello che hai detto questi occhi miei, tu non li vedi più. Quello che è marito, capito? Marito che è fatto uno qualunque. Quando non lo volevo bene, ci pensava prima. No, mamma, no. Io non lo volevo. Voi me l'avete fatto sposare. E poi è fatto, non c'è sta niente a fare. Ehi, me lo scappi. Io ti vengo a casa in faccia. Mi ha chi aspettato? Vatti. Dicelo, ma perché, mamma? Perché già sarà così disgraziata? Ma guardate, guardate che io non so chi siamo come una volta. Mamma, i nervi sono nervi, io non li controllo. Mamma, li mamma, che come sto un cavolo! Come sto un cavolo! E chi ha scassato ora? Luca, tu capo a me, no! È stata tua figlia, pigliatella questa! Colpa tua, colpa tua! Sì, colpa mia! L'hai viziata! L'ho viziata, è colpa mia! Tutto quanto va pigliato con me a gestare in mezzo! Luca, io non ce la faccio più! No, non ce la faccio più con te! Copre, sempre, con tua figlia, con tuo marito! Ma lo sai che faccio, Luca? Io vado là, apro la finestra e mi porto a pazza! Perché voi a me mi avete distrutta! Pascalino! Vieni, mia moglie si è sentita male! Lucalì, tuo figlio sarebbe pure le fratelle! È morta! È morta, no! Madonna mia! Se accendi, accendi le candele! No, Madonna mia, fammi la grazia! Grazie, Maria! Fammi la grazia, falla guarire! Come ti senti? Ah, parla, parla! Sì. Fai un discorso! Sta meglio, papà! Spegni! Non è stato niente, papà, state tranquilli. Ma no, allora, che è stato? Niente, non è stato niente. È inutile che domandi perché non si può sapere niente. Guardi, tuo figlio sta pigliato pure la cinta, che volete fare? Trovati una camera mobiliata, vai a vivere per conto tuo. Ma chi è troppo maturo, però? Allora, perché è stato? Ma metta da fuoco presepe da tavola. E voi pensato presepe? No, è per dire. Andata. Mamma, come stai? Come sto? Ma tu mi vuoi fare morire a me? Ma come? Tu vai a scrivere quella lettera a tuo marito dicendo che ti sei innamorata di un altro, che te ne vuoi scappare con lui? Ma tu lo conosci a tuo marito? Quello è un uomo che scherza poco, se ha pure una cosa del genere, quello ti uccide, a mamma, quello ti uccide! Giura bella che non ce la mandi quella lettera a tuo marito, giurami che fai pace con tuo marito e che finisce tutto cosa, giura bella! Giuro, mamma, giuro. Ma che è successo, mamma? Si è sentita male mia moglie. Ma come si è sentita male? Sì, ma adesso sta meglio, non vi preoccupate. Ah, sta meglio? Sì. Meno male, Paolo. Sta bene. Ah. Senti, Nicola, quello fra donne si confidano fra di loro, con me non parlano, ma noi fra uomini ci possiamo parlare. Ma che è successo fra te e tua moglie? Ma niente, papà, niente. Ma calda essere. Ma non mi fa l'opera tutti i santi giorni. Ci dobbiamo litigare come se fossimo due innamoratiere.
Papà, voi lo sapete, io sono un uomo serio. Papà, è stato un malinteso, fate pace. Mamma, voi lo sapete, io sono il primo a fare pace. Ma che lessica, non si può capire proprio nessuna maniera. Ehi, tu sei tornato. Sì. Ho deciso che faccio prima Natale e poi me ne vado. Brava mamma bella. Caro Nicola, io sono stato sfortunato con i figli. Mia moglie li ha viziati, io lavoravo, non potevo controllare. Certo. E va, come fa? Facciamo pace anche questa volta. E non ne parliamo più. Ma una volta che non vi potete fare, dico io, ma perché non vi dividete? O no? Ma perché non te stai sì? Ma perché? Papà, ricordate che la metto là fuori. Scusate, non me ne so accorto. Permettete, scusatemi. È curioso. Ma si scostumato. Scusate. Ma non si dice così. Come si dice? Si chiama in disparte la persona. Si dice, senta, lei ha la camicia fuori dai pantaloni, evidentemente si è vestito in fretta, provveda, si copra. Tutto su papilla, già fa. Scusatemi, papà, ma quando che io non mi fa capire più niente. Ah, ma comincia da prima mattina a discutere. Ah, si dica, che carattere, viziata. Quando era piccola, quando era giovanetta. Leggeva, la chiamavamo la romanziera. La romanziera. A capitina dei libri. Sì, nonostante la malattia, papà. È stata malata quando era piccola e vedi il tifo. Il tifo. Ti se ne carettere tutti i capelli. E poi non ti dico. Quando vi siete sposati, dove lei, in casa è stato un lutto proprio. Mia moglie piangeva da una parte, io dicevo... Ma lutto? Ma che sarà? Siamo delinquenti, nostra figlia? No, che c'entra, tu sei la corona della mia testa. Grazie. Voglio dire che era il dispiacere che la figlia femmina lasciava la casa paterna. Te io la sposavo a chi? L'avesse fatta una statua d'oro. Ma non pazzia, ma che dite? Già, perché io mi sposava Ais. Vabbè, che c'è io... Parlo per assurdo, se tu eri femmina e io ti dicevo sposo da Nicolina, tu ti sposavi a Nicolina. Sì, come no? Si va fresca, tutte e due. E io sto facendo un'ipotesi. Se eri femmina e io ti dicevo sposo da Nicolina, tu dovevi obbedire e ti sposavi a Nicolina. No, signore, perché io vi avrebbe detto, non lo voglio. Sto facendo un'ipotesi. Se tu eri femmina e io ti dicevo sposo da Nicolino, tu ti sposavi a Nicolino. No, perché io vi avrebbe detto non mi piace. Va bene. Una cosa dall'altro mondo. Quello mi deve contraddire anche delle cose impossibili. Ma non mi chiede la questione, è inutile. La vigilia di Natale. Mia moglie ha preparato un pranzo e una cena. Natalizia, la costa spigola, la maionese, l'insalata di fuori. Ogni anno Dio comanda. È vero. Oh, papà, se permettete, quest'anno pago tutto io, eh? No, facciamo a metà. Ma facciamo papà a mio cuore. Allora, signore, tu c'hai l'azienda, gli operai, tu devi pensare a lavorare. Sempre. E poi arriverà la ricompensa. Grazie. Allora, io scendo e vado a fare tu poche spese. Allora, dove vai? Che sei stata male fino a poco fa. Vado io. Ma quando vai? Ma dove andate tutti e due? Ci mancherebbe altro. Adesso ci penso io, eh. Mando un mio garzone a fare la spesa e faccio portare a Cancoppa. Vi faccio comprare anche una bella gallina, così vi fanno un po' di brodo, eh. La gallina? No, ma io veramente ho chiesto un po' di brodo vegetale con i tubetti. Ah, il brodo vegetale? Oh, non signor papà, scusate. Io vi mando una bella gallina, vi fate un po' di brodo che vi sostiene tutto, eh. Ah, è che io... lo desideravo da tanto tempo, un po' di prodotto vegetale. Allora me lo fanno con i tubetti. Ma tubetti? Ma non si, scusa il papà, ma che sostanza vi dà il brodo vegetale? Mangiate la gallina, se ti dà a me. Vabbè, tu manda la gallina, io mi faccio il brodo vegetale. E allora andiamo, papà, ci vediamo, rimane a sì. Fai pace con tuo marito. Sì, non vi preoccupare, arrivederci. Andiamo, papà, ci vuole una santa pazienza, ci vuole. Ma tu sei un santo. Ma che santo. Devi avere pazienza. Devi avere pazienza perché in fondo la ragazza è di buon cuore. Tu vuoi sapere che quando era piccola bebbe il tifo. E ho detto dottore, le ordinò una medicina amara che non la voleva pigliare.
Allora io ti dissi, figli della medicina, che quando guarisci papà ti compra un bel regalo. E lei disse, papà, portami al circo. Ah. Voglio andare al circo a vedere i cavallucci che saltano. E io la portai poi al circo. E vedevo che teneva le manine, poi credevo che rideva. Invece piangeva. Dico, ma perché piangi? No, perché il domatore frusta i cavallucci, sono amici. Non c'è l'età di bambina. Tu sai già fare. Quando la vedi nervosa, capricciosa, a porto circo, a porto. Ma che dico? Ma quale circo? Ma che dico? Ma quale circo? Che la mia vostra è cresciuta, non è più una creatura. E poi voi lo sapete meglio di me. Io a Ninuccia la voglio troppo bene. Ma lo so, tu sei un santo. Ma che santo, vabbè, papà, io vado che si è fatto tardi. Allora noi ci vediamo domani, ma raccomando, mangiate la gallina. Senti, Nicola, ma è tua questa lettera, è rotta tua. Che cosa? Questa lettera? Sì, sarà per me. Grazie assai, eh. Allora ci vediamo domani. Per un santo e sereno Natale. Santo Natale per tutti. Signori, e oggi come vi sentite? No, perché scusatemi se mi permetto, ma vedo che avete una faccia stanca. Però Rafa, con mio marito sono arrivata proprio all'avvilimento. Ah, che me lo dite a fare, canale da Concetta? Io sono il portiere del palazzo e so tutto, tutto. Ah, capita, sapere, capita, sapere. Io sono una povera martire. Oh, cielo, ma castigato con un marito che non ha voluto e non ha saputo fare mai niente. In 25 anni di matrimonio mi ha guaiato una casa e che sono più quella di una volta io. Sì, non era per me, don Raffaele, sapete quante volte sta casa forse aiuto sotto il loco? Voi avrebbe dovuto nascere mascolo? No. Con il pantalone, E io glielo dico sempre a mia moglie, quella donna Concetta al piano di sopra, avrebbe dovuto nascere con il pantalone. Mo sì che state dicendo una cosa santa. No, dico, ma voi guardate se è possibile, no, ma che l'età sa da mettere a fare un presepio. Io sono YouTube dice Lucariego, fa fandonim creatura, ma pare una spesa. E non perdi tempo, di tempo inutile. Uè, chi la mi ha risposto, oh, faccio con me, ci voglio scherzare io. E che ne volete sperare? Adesso è sceso di corsa per andare a comprare certi pastori che si sono rotti. Ma voi potrebbe stare nella pace degli angeli, quella vostra figlia si è sposata. Carina. Certo, vostro figlio non dillo, vi dà un po' fastidio. Ma quando mai, ma posso mascolo, chi è guaglione? Fa qualche pazzaria, si capisce, ma tutto è perdonabile. È maschio. Ma anche mio marito è maschio. Però sta sempre con la capa in presepio e pensa solamente a presepio. Don Raffè, il guaio dentro a questa casa è mio marito. Ma che vi devo dire, cara signora? Ci vuole la pazienza. Vostra figlia poi a Natale che fa? Viene, sì? Certo che viene. Più tardi la vedete di venire con il marito. E allora per 100 anni e con una buona salute. Donna Concetta, io mo me ne devo andare perché ho lasciato il palazzo solo, eh. Comunque se mi volete mi chiamate. Sì, grazie assai. A proposito, ma voi vi sono piaciuti i capitoni che vi ho portato? Belli, belli, belli. A me mi fanno schifo, la verità. No, perché parlano tanta serpa, tanta serpente, mi fanno impressione. Però a quelli ci piacciono assai, a mio marito ci piacciono fritti, io ci faccio fritti perché come sa ci fai e fritti non sa fare niente. Certo, a quello pure a me il capitone mi piace fritto. E a Natale me lo cucino io. Mi posso sedere? Accomodato, dovrà fare, ma sì, per carità, Quello vorrebbe cucinare mia moglie, ma io glielo dico. Levati a mezza perché il capitone non è arte tua. Io sapete come lo faccio? Io prendo i pezzi di capitone uno a uno e li imbruscino nella farina. Insomma, li infarino tutti quanti ben bene. Però poi so io quando è il momento di buttarli nella padella per friggere. E quando? Come quando? E quando l'olio spara, quando inizia a fare pop pop pop. Quello è il momento di friggere il capitone. Anche il faccia così. E vi assicuro che viene di una squisità unica. Ossaccio. Signore, il capitone fritto è la morte sua. È la vita mia. È detto tra noi, signori.
Io Natale non lo faccio con mia moglie. Umaro. No, io lo faccio con il capitone. Oh. E mo scusate, ma me ne devo andare veramente. Comunque vi ripeto, se mi volete, mi chiamate. Io sto a esposizione. La casa. Statevi bene, tanti auguri. Auguri. Ma mi sono scusato. Abbiamo superato ogni limite, abbiamo superato. Oh, guardate, ma guardate, ma che è stato? Che è stato? E cade a destra, che è stato? Che sono sparite altre 5 lire, questo è stato. Ma insomma, voi credete che i soldi li vado a rubare? Io per guadagnare 10 lire devo diventare cieco una settimana a scrivere un numero, rindo un bancolotto, 45, 70 euro, 44. Ma questa volta il Mariolo, il ladro, lo trovo? Eh sì. Perché ieri sera facendo un segno sopra tutti i soldi, una bella croce, e si trova a 5 lire che la croce la coppa, ma faccio attaccare a pazzo, eh? Sì, ma chi sa pigliava sta 5 lire posto, Pasqua? E chi sa pigliava una concessa, si serve zio, rindassa a casa e fa nannini. Guardate come parlate, mio figlio Renato non lo tocca. Non lo tocca? No. Ma come quello ieri ha confessato che si è venduto scarpe e cappotto. È stata una combinazione, ha scherzato, guaglione. Una combinazione, ha scherzato? Sì, sì. Una cugina, quello è mio nipote, il figlio di mio fratello. È male, non ne posso parlare. Ecco, bravo. Ma l'ho sorpreso più volte con le mani nelle tasche del mio gilet. Come volete voi? Ah, come volete voi? Ma volete voi? E voi, guarda, voi? Bello mobile. Vieni, vieni, vieni. Stai nato un po' pure me e poi da mai, eh? Buonasera. Mamma, che c'è sta Vittorio? Ah, voi. Si pasca lì. Buonasera. Questo qua è Vittorio, è un amico mio. Vabbè. Buonasera, buonasera, tanto piacere. Voglio, tu ti hai pigliato la 5 lire la coppa a culo, netto, non negare. Ma quando? Cosa, 5 lire, non indosso che Natale. Non signore, non mi ha pigliata niente. Ma veritelo poco, ma dico che è cosa? Ma non sei un amico? Chi lo fa fare? Figurano Marione, mamma! Ha ragione, è tua! Giorgi! Ma potessero pure farmi una pasquale, me lo state facendo piangere con il singhiozzo! No, non mi preoccupate! Chissà quale motichista! Guardate, quello minaccia, ma che minaccia? Io sono il fratello di tuo padre, tu hai capito bene? Ora che vieni io gli dico tutto, hai capito? Cosa ha cinque minuti? Data voto! Ma vedete bene, fosse caduto per terra! L'ho visto bene, a terra non c'è niente, ma non c'è... E vabbè, per scrupolo mi voglio accontentare, mi vengo a controllare in camera mia un'altra volta, sotto la lunetta, sotto il comodino. E a te, prega a Dio che trova la 5 lire, perché se non la trovo, guarda, tu mi fai fare un giuramento sacro che io non ho mai fatto. Io giuro sulla testa del direttore del bancolotto di Napoli che ti manda in galera. Hai capito? Guarda che si trova la 5 lire e me lo faccio un giuramento. Io ti giuro. Ma ti faccio una querella, capito? Ha già fa una causa, ha già mangia pure i casottili. Mamma, permetti? Permetti, mamma. Chiama prego, chiama prego. Guardate, così capisco, la trovo, e mi dice lì. Donna Concetta, mi avete accolto proprio freddamente? Che aveva fame, aveva messo la zumba. No, ma che sa, c'è anche un po' di comprensione. Un po' che comprensione. Voi ve ne dovete andare. Più tardi qua viene mia figlia con il marito a fare Natale con noi e non ci vogliamo intossicare la serata. Ma perché non volete capire? Perché? E non facete scema. E adesso ce li tengo io gli occhi addosso a che la faccia tosta mia figlia. E state d'accordo? State d'accordo perché un marito sa tutto cosa, viene la lettera che Lucariello senza sapere niente ci ha consegnato nelle sue mani e so solamente io quello che c'è voluto per fargli fare pace, le lacrime mie, le lacrime mie. Donna Concia, la figlia vostra voglia bene. Guardate, quello ve lo dice in faccia come se quella fosse zotella. Mia figlia è maritata, avete capito? Maritata. Ma voi a chi siete venuti a guaiare? E avete ragione che io sono una donna sola, perché mio figlio è un guaglione e mio marito è come se non lo tenesse. Perché se io avessi tenuto un altro uomo vicino, sta storia fosse già fornuta. E non va pigliate collera, me ne vado. Bravo. Ma se voi sapeste quello che stiamo soffrendo io e la figlia vostra, voi non parlereste così. Non lo vo bene, marito. Non lo vo bene! Oh, vo bene! Oh, vo bene! E andatevene! Chiatevene, amico! Ma c'hai! Ma c'hai! Mettetevi là, sta tornando mio marito! Mettetevi là! Ma che? Stavi uscendo? Oh, Lucarelli, credevo che avevi tozzugliata. No, ho tuzzogliato e tu?
Hai aperto la porta. Mi sembrava allora mi trovavo venendo e ha già aperto la porta. Telepatia. Lo sai che cos'è la telepatia? No. Quando io non duzzo lei e tu hai la papera. Ma chi è? Quella è un'amica e nonnillo che se ne stava andato. Tandiamo, buonasera. Stiamo andando, buon Natale, auguri. Aspetta un momento. Siete amico di mio figlio. Sì. E mi fa piacere che mio figlio conosce anche persone vestite bene. C'ha pure i guanti. Avete visto i tre sere? No, no. Ce l'hai fatto per lì, Avevo tu fama, metteva a fare le prese. Alle vostre spalle. Ah. E questo? Questo l'avete fatto voi? Io. Contrastato in famiglia. Perché non apprezzano la mia passione. Anche quest'erba qui, io. L'avete messa voi? Io la metto e non la levo. E questa neve sparsa così bene, pure voi l'avete messa? Io, la neve, sì. Io. Bravo. Complimenti, Se pare che mi sfondo. Non credo. Questi sono i re magi che ho comprato stamattina, perché uno si era rotto e allora ho detto ma ne compro tutti e tre nuovi, faccio questa spesa, sono è bello. E questi li avete scelti voi? Sì, fra centinaia di bastoni li ho scelti io. Bravo, complimenti. Voi siete amico di mio figlio. Ho capito. Nino c'è, però. No, non ancora. Stiamo aspettando mia figlia, che viene col marito. Mia figlia ha fatto un ottimo matrimonio. Un industriale di corno, tutti oggetti di corno. Nicola per fuoco, lo conoscete? No, mai sentito. No. Una bella casa a Posillipo. Terrazzo sul mare, bella assai, proprio c'è la cucina. Quanto è bella quella cucina! Bella cucina grande. Loro stanno lontano perché da Posillipo a venire qua in centro ci vogliono almeno due tram. E allora ci vediamo raramente. Ma poi quando sono queste festività, Pasqua, Natale, vengono qua e ci riuniamo. Ci riuniamo. Come? No, dicevo, quando sono queste feste, mia figlia viene qua col marito e ci riuniamo. Sarà il freddo, no? Ci riuniamo. Vengono e mangiamo assieme. E Tommasino dove si? Tommasino sta in camera di tuo fratello, quale dice che Tommasino si è pigliato 5 lire? Ah no, questo no, ladro mai, no, ladro mai. No. Ma stato... non spingere, ma per i tuoi poveri, che lui non ha trovato niente, so piglio con me. Tu cari, e che è stato? È stato che tuo figlio si è pigliato 5 lire, fagliela accusare mamma. Ma un momento. Non accusiamo senza prove. Ecco. Vieni qua. Perché caccia? Ti devo perquisire. Signore, ma guardate un po', si ha già subito umiliazione, a un sacchiglio di colori. Ma scusate, aspettate. Ma sta 5 lire, no? Me l'ha già avuta via per forzia. E chi sa, ma chi vieni in questa casa? Spiega. Ma io che ne so, guarda chi sono gli amici miei in questa casa. Amici miei. Fatti perquisire. Che devo fare? Fatti perquisire, fammi aprire, fammi vedere se. Ah. Eccola qua. Ti piace un presepio? No. Qua sono 5 lire. Lo sapevo. Hai capito. Aspetta. Ma intanto presepio non mi piace. Ecco. Fammi controllare se c'è il segno. Eccolo qua. La croce che ho fatto ieri sera. Questa è la mia 5 lire, Mario. E basta. La croce. Guarda com'è chiaro il segno, preciso. No. E qua c'è sta la stella che ci ho fatto io. Hai fatto un segno pure tu? E allora lui ruba a te, tu ruba a me.
Guarda, io avevo cambiato 50 lire dal tabaccaio e 5 lire l'avevo messo sopra al comodino. Perfettamente. E quando ti stavo a pago, non è te, ci facetta. A posto, mi piace. No, il segno sopra, sarà capitato. Se è vigile di Natale, non vi voglio intossicare. Va bene. E non lo fare più. Non lo facciamo più. Meglio. Io me ne vado, tolgo il disturbo, eh. No, perché? No, sono andata lì, quella fatta tardi. Sono tornato un po', io, ma... E Natale dove l'ho passato? Ma io sono solo qua a Napoli, la mia famiglia sta a Milano. Adesso me ne vado in una trattoria e poi mi ritiro. Oh, e che malinconi, un amico del mio figlio va a passare la vigilia in una trattoria solo. No. Restate a cena con noi. Faccia la faccia la miseria. Quello mangia poco, il signore. Questa ci fa piacere. Signore, accettate quello mio fratello, ve lo dice con tutto il cuore. Un amico di mio figlio che va adesso subito da trattoria. No, non posso, veramente. Accettate, signor Vittorio, accettate. Non posso rimanere, la signora lo sa che non posso. Accettate, oramai accettato. Accettate. Hanno bussato, vado io. Voi siete un mascalzone, ve ne state approfittando di una situazione imbarazzante. Signora, io non mi potevo rifiutare. Buonasera, mamma, e auguri. Auguri e buon Natale a tutti. Quanto sei bella, mamma, come stai elegante. Mi piace, mamma. Ti visto come sta bella, mamma? La collana e il vestito sono il mio regalo di Natale. Ma me ne curi, dai. Sì, mi devo rogare a pielo. Sì, ma no, dammi a me. Dico la stessa figlio. Mamma, auguri. Auguri per un Natale di pace e serenità. No. Scusate, abbiamo fatto un po' più tardi, abbiamo perso dramma. Di queste giornate ci sta una folla per strada. Tutti quanti pensano a comprare i regali all'ultimo momento. Non si circola. Auguri. Auguri. Don Pasquali, allora come andiamo al bancolotto? In questi giorni tengo la capo chi è il numero. Tutto che giocano terno, quaterno. Non si capisce niente. È normale, dentro la fortuna. Giusto. Dunque papà, ci siamo tutti per la cena? Tutti, c'è uno in più. Ah, è un amico di mio figlio, si chiama Elia, signore Elia. Voglio presentare mio genero, Nicola Percuoco, industriale di corno, oggetti di corno. Vittorio Elia. Ma che sorpresa! Auguri e buon Natale! E tanti auguri anche a voi! E tu non lo sapevo niente. Non sapeva niente. Statta ferma che mano. Come? Ci vediamo domani? Che è successo? Niente. No, come niente? Che è successo? Niente. Ma che è successo? Niente, che è successo? Niente. Si può sapere mai niente. Di nuovo, vanimi in cucina che così mi dai una mano. Mamma, ma che è stato? Niente, belle mamma, niente. No, che è stato? Niente, vediamo. No, che è stato? Niente, tanto. Cosa è stato, però? Voi mi darete una spiegazione. E di che cosa? Ho saputo meglio di questi sono i re maghi. Gaspare, Melchiorre e Baldassare. Piacere. E restare a mangiare con noi questi qua? Sì. Ma che stai dicendo? Dico. Ma che restare? I bastoni. I bastoni. La capa, sta andata a parte. Caro signore mio, mio genero evidentemente ha fatto qualche discussione con la moglie. La moglie lo vorrebbe a dieta, che mangia verdure, insalata. Io non mi piace di mangiare, mi piace di mancature, e allora ogni tanto c'è qualche contrasto. No, vi sbagliate. Anzi, ma come in questo momento, vedo... che c'è un accordo completo. Vabbè, a noi ci fa piacere. Quando tra marito e moglie c'è un accordo completo. Caro Vittorio, siete capitati a trascorrere il Natale in una famiglia proprio napoletana, quasi di scudo, pare che si sta macerendo da un momento all'altro. Ma in fondo ci vogliamo bene, tutti, anche questo mascalzone qua c'ha un caratteraccio.
No. Però in fondo, è un bravo ragazzo. Pensate che all'età sua, questo scrive ancora la lettera di Natale alla madre, chiedendo il regalo per l'anno prossimo. Promette che sarà bravo. No, papà, non è così. E va bene, ve la faccio sentire. Però mi raccomando, non dite niente perché deve essere una sorpresa. Ma quale sorpresa? Allora, dice così. Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale. Ti prometto che sarò sempre buono e rispettoso. Questo ti dissi l'anno passato e questo ti dico anche adesso. Cara madre, ho deciso, quest'anno mi voglio cambiare. Preparami. La maglia, mutande i cassettini. Ma per scasso, piatto in faccia. Che finisci. Aspetta, ma che scherzato. Oh, spirito, pure si sapere chi ciò fa, Fachi. Ogni anno la stessa cosa. Non, signore, è diversa. È uguale. Fammi finire, Virginia, è diversa. Leggi, leggi. Quest'anno mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Cara madre, Dio ti deve far campare 100 anni assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino e a me, punto. E io non esisto, vero? Ma che c'ha zecca tu, scusa? Ma perché non faccio parte anche io della famiglia? Ma da parte di padre! Mettimi subito dentro la nota della salute, Fambres! No, non lo voglio mettere. Ma perché? La devo mettere con forza. Mettimi dentro la nota della salute, sennò da pizza la furcuttata in casa! E tu ci assomigliate in capo, povero! Ma basta! Aveva ragione il nostro padre, ti chiamavo un fiammifero perché ti appicciavo subito. Aveva ragione sì, mi deve mettere dentro la nota della salute pure a me! No, non lo voglio mettere! Sentite, quando lo volete sapere, io mi sono succato in pascalini, va bene? E sono cose che si dicono a uno zio alla vigilia di Natale! Non ce l'ho fatta! A scherzare quello il padre ride, che scherza se! Scherza se! Allora, diciamo così, va? 100 anni assieme a papà, a Ninuccio, a Nicolino, a me e 65 anni a zio Pasqualino. Ma insomma, mi hanno perso 35 anni così, a mano. Ma perché? Non da basta? Non mi basta, lo devi mettere 100 anni. Ma che ha fatto 100 anni? Tu ti annoi, io ti dico perché. Quando fa tutto il numero, hai capito? Metti 100 anni. Ma che ha fatto 100 anni? Tu metti 100 anni pure a lui, ma... che il Padre Eterno poi sa quello che deve fare. Ecco qua, sta prendendo una schifezza. Dovete campare 100 anni assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me e 100 anni anche a zio Pasqualino. Oh. Però con qualche malattia. Può capitare, no? Guarda. Tu sei cazzo, sei bianco piatto. Questi scherzi, però si vogliono bene, e soprattutto vogliono bene a moglie, a concette che provvede a loro, lava, sfiga, cucina, e ogni anno ognuno di noi compra un regalo per mia moglie. L'anno scorso a mia moglie le spegnerai un orecchino che tenevi impegnato facendo trovare sotto la commozione, quando lo piaceva, si mise a piangere. Quest'anno ho pegnorato l'orecchino e ho comprato un ombrello. Ma da vedere se vieni. Anche lui ha fatto un regalo. Sì, sì, anche io ho comprato una cosetta molto carina. Sta sotto il ritmo, è più. Vai. No, dico, i pensieri, no. Non possiamo spendere troppo. No. Basta il pensiero. Ma certo, basta il pensiero. Ecco qua. Questo sei regalo. Questo è tutto. Ha detto il venditore, lo potete aprire anche col sole. Perché è bello a vedere, e il manico è di cotto. Ma è bellissimo, eh? Io ho comprato questa borsetta di pelle italiana, lavorata a mano. Bene. Ho pensato una cosa, quando è il momento di portare i regali a mia moglie, ci travestiamo da re magico. Ci mettiamo una corona di cartone, una coperta al volo e a stelle di Natale. E cantiamo. Tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io da giacca tata,
questo ombrello. Bene, bene. E poi posso continuare io allora, facendo... Tu scendi dalle stelle, oh mia concetta, ehi da giù cattata sta burzetta. Aspettate, 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 scusate, ma io così non porto niente però, chi la burzetta, voi l'ombrello e io niente. No, tu vieni dietro a noi, ma fai... porti la lettera e fai ta 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 ta. Ma quasi è scappato tu capitone! Ma no, è che mamma per acchiappare il capitone ha sbattuto con la testa contro il focolare! Mamma, 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 mamma. Nicolino, non può capire che è successo. Che le stai per fatto qua? Ma guarda, ci vorrebbe una cameriera giovane, una bella pacchiana. Ci volesse una bella pacchiana. E quattro carabinieri per te. Allora andiamo a vedere il capitone. Ma posso fatto il mamma. Mamma, non fa male! Ecco, non mi fa male! È stato facendo, lo capito, lo stato scassando tutto il corpo! Ma sei il vecchio di un cavallo, sei! Chi? Mi hai tirato un calcio vicino al ginocchio, mi hai struppiato! No, no signore, ma non sono stati, chi le sa si fa scalino? Ma se pigliano a Olimba, mi ha dato un calcio! E dallo che si fa scalino! Vai buttato a terra tutta la credenza, ma togli di te! E vediamo di finire questa santa serata e di metterci a tavola in grazia di Dio. Tommaso, in belle mamma, vatta a lavare le mani. Ah, tutto quanto, ci siamo a lavare in mano, che ci si mette male. Mi dico, vedi con me, mi faccio vedere come ho sistemato la camera mia. Si vede, va bene, va bene. Gentilmente, fate compagnia a mio figlio. Ma certamente, figuratevi. Figuratevi, non vi preoccupate. Ninu, io non volevo rimanere. No, no? No, è stato tuo padre che ha insistito. Però se vuoi me ne posso pure andare, eh? Ma fosse peggio, Vittor. Ma io l'ho già capita. Tu mi vuoi far passare un guaio con mio marito. Tu ti sei messa in testa di far succedere quello che non deve succedere. Hai ragione, amore mio. Ma non mi importa, carità. Non mi importa, guarda qua. Una lettera di mia madre. Vuole sapere perché non vado a passare il Natale con lei a Milano. E tu perché non sei partito? Vabbè, quando fai a così, ma fascista, fa cose pazze. Ma allora per te non sono niente più, Nino? Non sono niente più. Vittor, non sa ci stesse che già esce. Storia mia, vieni a casa, e te voglio che fai. Non fai niente! Però, se non vuoi assinare, non gliela. E qua, Vittor, non scena! Non te va bene, moglie, non te va bene! C'è te scende corsa! Subito! Stavo in grazia di Dio! E mettiamoci a tavolo, in grazia di Dio! Avrete anche una figlia vostra, che è la figlia vostra? E voi? Voi sapevate tutto! Che la difendevo snamurato suo e voi sapevate tutto! Ruffiana! A me! E Moscina si tirò un razzo! E che ti aspetta? E con te facile contarò! Mamma, chi è faccina? Mamma, venite, ma prego! Mamma, non mi posso muovere, mamma, prego! E quando si muove, mamma, guarda! Signore, è per cortesia. E quindi Don Luca finalmente sta riposando un poco. Ecco qua, servitevi, l'ho fatto fresco. Che bella nottata, mamma mia santa. Stiamo andando avanti a caffè. Signore, venite qua un momento. Mi ha chiamato vostro marito dalla finestra della sartoria vostra. Quanto è scocciante, ma che vuole? Ebbene, non ho capito bene perché io proprio in quel momento stavo girando la caffettiera. Però se non mi sbaglio ha detto che adesso scende. E quando viene qua mi trovo? Ma non c'è un sozzo.
No, non posso proprio, no. Ah, un poco di caffè ve lo dovete prendere, se no come vi sostenete? Caffè, ce ne puoi. Cambiate un po' di caffè. Sì. No, sì, 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 è un'abitudine che ho sin da piccino. Io se non prendo un po' di caffè mi addormento in piedi. No, 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 lì, lì. No. E io quest'altra la devo dare a Don Pasqualino. Qua, qua. Perfetto. Don Pasquale il caffè. Grazie, poi c'è da noi. Portane un'altra tazza. E da dove la prendi? Quella qua in cucina, tre ce ne sono. Una l'ho portata io perché una ne ho trovata. Va bene, Alberto, non ti preoccupare. Adesso bevi da questa tazza qua. Ehi, però aspetta perché ci sta ancora un goccio. Buongiorno. Piano, piano. Usaccio, usate. Donna Concia, buongiorno. Tu stai qua? Che sei venuto a fare? Volevo sapere se resti qua, se sali. Io me ne devo scappare assolutamente. Queste sono le chiavi di casa. Non mangi pigliate manco un caffè. Qua ne è rimasto un altro poco. Ci ha bevuto vostra moglie, però pensi che non fa niente. Non si capisce, ma fai. Raffaele! Ehi! Don Raffaele, per favore, a me! Se l'è bevuto lui, è finito. Finito. Vabbè, mo faccio una cosa. Mo ve ne date a fare una macchinetta piccola giusto per voi. No, no, perché l'hanno preso tutti. Avete ragione. Grazie, Raffaele, grazie. Prego, prego. Donna Concè, Donna Concè, Don Luca, come sta? Ieri sera è venuto il dottore, l'ha guardato, ha fatto una brutta faccia. Ma la notte come l'ha passata? Chi ha dormito? Tutta la notte a chiamare Nicolino, voleva vedere a Nicolino, ha fatto un'arte tutta la notte. Ah, verità? E vengono pure presentimento. Ieri sera Don Luca stava peggio, stava veramente male. Ma mo lo vedo riposare bene. No, oh, donna Carmen, mio marito Luca Arieri non mi convince proprio. Il braccio sinistro non lo muove proprio più, la lingua si è ritirata tutta quanto, parla tutto a così, non si capisce niente. Una cucina così importante. Ma riconosce? No, eh? Non riconosce più oramai. Ogni tanto si imbroglia, ma riconosci. Ieri sera, no, per esempio, io mi sono avvicinata e ho detto: Lucario, sono io, sono in Concetta. Indovinate per chi mi ha pigliato? Mi ha guardato e mi ha detto: tu sei il barbiere di Siviglia. Quello è rimasto impressionato perché lo siamo andati a vedere al Teatro San Carlo una ventina di giorni fa. Ha scambiato tua moglie con il barbiere di Siviglia, povero Don Luca. Si vede che non ragiona più, non è un buon segno. Che sta? No, niente, scusate che Alberto è rimasto senza caffè. L'hanno avuto tutti tranne lui. Mamma, mamma, ci vuoi rimarare con il pollo a papà? È caldo caldo. Ah, io direi di lasciare stare, quella adesso si è addormentata un poco. Voi che dite, donna Carmen? No, 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 è meglio che lo fate riposare. Sì, sì, poi quando si sveglia glielo riscaldate un'altra volta. A casa mia, quando mio nonno sta malato, facciamo sempre così. Oh, dottore, guarda da mio dottore. Veramente doveva stare già qua, mamma. Tommasino? Dove sta Tommasino? Tommasino è andato a fare un altro telegramma a mio marito Nicolino. Muoviti, veni, non lo preoccupare. Olga, tesoro, io me ne dovrei scappare, però vorrei aspettare a Don Luca che si sveglia per vedere come sta. Ma sai che fa? Aspetto prima che si svegli e poi me ne... Ma come non porta a me, fa che lo da buo. Povero papà mio. Uè, a te. Povero papà mio, ma si condenna, no? A chi lo posso l'altro, la giuritta? A chi lo posso l'altro, la giuritta? Giurami che fai pace con tuo marito e che farnesce tutto cosa. Hai visto? Hai visto quello che hai fatto succedere? Ha già visto, mamma, e non mi dicito più. La pigliate sempre con me, è sempre colpa mia. Babbo, donna Concia, non ci ho dicito più. Quella poteva mai immaginare che faceva succedere quello che succede. Donna Carmelia, figlia avuta capatosta, salute. E siccome io a mio marito Lucariello non ci avevo detto mai niente, il fatto di tre se ne fa per lui è stato come dire, come una fulminata, avete capito? Allora poi si è sentito male e mo sta dentro al letto più di là che di qua e va trovando a Nicolino, vuole vedere a Nicolino. Intanto sono già tre telegrammi che abbiamo mandato a Nicolino e Nicolino non se vede. Ma perché? Nicolino marito l'ha lasciata. Assolutamente sì, immediatamente. Quella se n'è andata a vivere da certi parenti suoi a Roma e ha detto che non la vuole vedere più. La casa!
Non è luce, coraggio, tua luce. Dovete avere coraggio. Ma Emre deve scappare da noi, eh? E che aspetti? Se te ne devi andare, vattene, no? Sei sempre l'eterno indeciso. Aspetta, mi pare che ti dovevo chiedere un'altra cosa a te. E non mi ricordo. Non ti ricordo. Ah, sì, io che faccio? Torno a casa per mangiare? Devi tornare, che torno. Vi faccio solamente un po' di pasta al burro, eh? Tengo che fatti, da sartoria. Pasta al burro. Donna Concetta, io resterei, ma devo mostrare il campionario a un cliente, quello è di Riane, avete capito? Ma che sono importi? Mamma. Ha già fatto un telegramma. Cassa Uristo, papà, papà, come sta? Quello mo si è addormentato un poco. Shhh, non ti fare sentire, non ti fa sentire, ma guardate, guardate quanto è bello quel figlio mio. Bello, bello. Io sulla venda, ma mi ha già trovato vicino, sulla venda, sto guardato là. Ha fatto la faccia bianca bianca, quelle sono già tre notti che si fa vicino al letto del padre. E scalano palazzo, se ne fa 20-30 volte al giorno. Dal farmacista, dal dottore, dal farmacista, dal dottore. Dicevano che era di Samora! Oltre che qua, e adesso me ne va. Che se Don Luca non si sveglia, va, questo va. Mi viene. Nicolino! Vuole sapere se tiene Nicolino! Povero Nicolino, povero! Io ti voglio poche parole. Balla a scaldare, non lo vedi che si è fatto freddo? Papà, papà, bevanda! No, bene, mamma, il dottore ha detto una volta ogni ora. Ma è passato, no? Non, signore, c'ho po' tempo. Statta zitto tu. Io sono il fratello e posso parlare. Muovrimo che cosa? Fammi capire! Ma ormai che sto momento da appiccicare! Zitto, zitto! Donna Conci, è arrivato il dottore! Buongiorno a tutti! Allora, come va? Il dottore aspettavamo a voi con ansia, don Raffaello, che cazzo è un dottore? Ah, grazie, lo prendo volentieri che questa mattina sono uscito di fretta. Tommasino, bene mamma, pigliati subito un poco di caffè perché stai troppo stanca, mamma! Ma non ce n'è più! È finito! Allora io il caffè me lo vado a prendere al bar. È meglio. Ma ha riposato questa notte? No, qua riposato, non ci ha fatto dormire a nessuno di noi. Comunque, dottore, guardate, qua ci sta la febbre che ci avete detto che dovevamo segnare, guardate. Bene. Sì. Sì. Allora, Don Luca, come andiamo? Come andiamo? Coraggio, coraggio. Coraggio, coraggio. Diamo un'occhiata. Fate un bel respiro. Fai un bel respiro. Ancora? Guarda in alto. Guarda in alto! Luca, voi state una bellezza. E altrettanto spero poter dire di voi. Magari, guarda, e ti è venuta a trovare Don Luigi Pastore. Buongiorno, Don Luca. Qua ci stava pure la signora Carmela e la signora Signori, c'è troppa gente in questa stanza, ve lo dissi anche ieri. No, dottore, questi signori sono venuti da poco. Io solo ho fatto compagnia a Donna Concetta questa notte, è vero? Ma cari, avrà ragione il dottore però, ya? Ma ce ne usciamo tutti quanti. Aria, facciamolo respirare. Allora io il caffè me lo vado a prendere al bar. Vai. Signore, io so che voi come sarta siete molto brava. Mi sono un poco dimagrita e tengo un giacchino e una gonna che mi vanno un po' larghi. Me li vorreste stringere voi? Voi il costume di scena, signor. Io sono attrice. Dove? Dopo domani sera tengo uno spettacolo al Trianon. Voi mi fareste proprio un favore? Quando? Poi se vi fa piacere vi invito a teatro. Mi venite a vedere. Io canto pure. Vabbè, tu lo sai, io con la sartoria sto al terzo piano. Fa una cosa, portami il vestito che domani te lo faccio trovare pronto. Ma venga a pure a teatro. Gratis. E chiedo perdono. Olga, sai che ho pensato? Mo aspetto prima quello che dice il dottore e poi me ne vado. Non mi indossi, vai, sentite il dottore che ha detto. Vai, va a buttare con un campione. Va. Mamma, è pronto. Dottore, che dite? Ce vogliamo un poco di brodo? No, scusate un attimo, voglio controllare ancora una cosa. Avete detto il braccio sinistro. Non muove più. E queste? Scusate, sono le scarpe di mio marito. Le ha nascoste, se no il figlio se le vende. Ma dimmi tu. Mamma, le scarpe, papà. Mancava coraggio a te, tu dove visto con tutto l'olietto a pazzo. Sì, ma volete. Per favore. Ha detto per favore. Non c'è male. Non c'è male. C'è male? Andiamo
un pochino meglio. Andiamo un pochino meglio. Grazie, Madonna, andiamo un pochino meglio. Luca, mi hai sentito? Luca, ma che fai, non parla? Però l'altra volta, quando sei stato malato, parlavo solamente tu. Luca, racconta a Donna Carmelo, ho fatto dei fagioli. Veramente, vogliamo sentire il fatto dei fagioli, raccontate. Ho fatto dei fagioli, è divertente. Io te devo... Ma Nicolino non vieni. Muovena, Nicolino, muovena. E contato ho fatto dei fagioli, ah. Io te devo la febbre da 8 giorni. E venne il medico e dicette... Non deve mangiare, deve restare in giuro, se no la febbre non passa. Capito che mia moglie Concetta aveva fatto pasta e fagioli proprio quella mattina. E avevo fatto proprio la pasta e fagioli come piace a me, bella azzeccata, azzeccata. Quella notte mi svegliai con una fame, andai in cucina. E mi mangiai tutta la pasta e il fagioli. Il giorno dopo non tenevo più neanche un decimo di febbre. Venne il dottore e disse, avete visto? La febbre è passata perché non ha mangiato. Se mangiava la febbre non passava. Ma voi vedete che c'è? Adesso io vi devo lasciare perché ho delle visite urgenti. Poi domani, se ci sono novità, mi mandate a chiamare. Dottore, scusate. Noi volevamo sapere come sta papà. Diteci qualche cosa, come sta mio fratello? Dottore? Come sta Pasquale? Come sta? Come sta? Cara Ninuccia, io ti conosco da quando tu eri bambino. E non ti posso ingannare. Vedi, Luca Cupiello, papà, è sempre stato come un grande bambino, che considerava il mondo come un enorme giocattolo. E quando ha capito che con questo giocattolo si poteva scherzare non più da bambino, ma da uomo, non ha potuto. Non ha saputo affrontare le responsabilità della vita. E l'uomo in Luca Cupiello non c'è. E i bambini. Aveva vissuto già troppo. Dottor, scusate, io non ho capito. Ma che fa, guarisce? È il cuore. Gioco. Però mai disperare, eh? Mai disperare. Quindi papà si può salvare? Vedete, la batosta l'avuta e anche piuttosto forte. Però io conosco dei casi simili che si sono risolti abbastanza bene, quindi aspettiamo. Ma domani tornate? Domani, a scuola. Dottore, vi prego, tornate. E va bene, cercherò di venire. Buona giornata. Arrivederci a tutti, mi raccomando. Grazie, assai. Nino, togliamo queste tazze da mezzo che poi vedi che entra un'altra volta tutta quella gente. Ma niente di meno, in 3 giorni se ne sono andati 1,5 chili di caffè. E chi la faccio sono venuto? Ma mo sono di chi, sono di... È naturale. No, è perché ci tolgono l'aria a questo poveretto. Allora, sono una caffè. Voi scendete su, qui. Voi. Una cosa, vedete chi ci sta? E voi che fate qua? Una cosa, non me ne cacciate, per favore. Voi non sapete da 3 giorni quello che sto soffrendo. Io lo so, è tutta colpa mia. Io mi volessi trovare sottoterra. Sono 3 notti che passeggio sotto palazzo, ora ho visto scendere il dottore, allora sono salito perché vorrei baciare la mano di Don Luca. Vi prego, non mi negate questa grazia, vi prego. Nicola, finalmente sei arrivato. Vieni qua, siediti vicino a me. Mia figlia, dove sta? Papà, sono qua. Mia figlia, datemi la mano. Voi siete marito e moglie. Siete il ritratto della felicità. Non vi dovete lasciare mai. Mai. Giurate. Giurate! È arrivato Don Nicolino! Voi siete il ritratto della felicità. Non vi dovete lasciare mai. Mai. Tommasino. Papà. Papà, sto qui.
Ti piace, per esempio? Luca Cuppiello. Luca Cuppiello. Ha scritto Edoardo. Ottenuto dal figlio e sospirato. Sì, mi piace il presepe. Disperde lo sguardo lontano, come ad inseguire una visione incantata. Un presepe, grande come il mondo, su cui scorge il brulichio festoso di uomini veri, ma piccoli piccoli, che si danno un grande affare per giungere in fretta alla capanna, dove un asino vero e una mucca vera, ma anch'essi piccoli come gli uomini, scaldano con il loro fiato un bambino Gesù grande grande, che palpita e piange, come piangerebbe un qualsiasi neonato piccolo piccolo. Così, perduto in quella visione, si annuncia un buon Natale per Luca Cuppiello e la speranza di un mondo migliore, più umano, amante della pace e più giusto. Quanta presenza, quanti sono belli, quanta presenza, quanti bastoni, e là. Poche parole per salutarvi e ringraziarvi dei vostri applausi. Questo spettacolo sta ottenendo qui a Roma, al Teatro Paleoli, un successo davvero memorabile. Abbiamo il teatro esaurito tutte le sere e un pubblico soddisfatto, felice e contento quando se ne va. E questo è importante, perché la vera funzione del teatro è quella di comunicare al pubblico delle belle emozioni. Sapete perché queste commedie dei De Filippo e di Edoardo in particolare hanno tanto successo anche oggi, pur avendo sulle spalle parecchi anni? Questa commedia è stata scritta negli anni 30-40, perché trattano degli argomenti che sono di grande attualità anche oggi, parlano della famiglia. E allora il pubblico si ritrova in queste situazioni, in questi personaggi, e li segue con attenzione e così compare il vero teatro, teatro umoristico, che diverte ma fa anche riflettere. Come dicevo prima, si parla dei rapporti difficili fra marito e moglie, fra genitori e figli, argomenti questi che sono stati trattati in teatro da millenni, da centinaia d'anni, perché si dice che la donna sposa l'uomo sperando che cambi, e invece l'uomo non cambia. L'uomo sposa la donna sperando che non cambi, e invece la donna cambia. Poi non bisogna drammatizzare, esagerare, perché
Le discussioni, i contrasti fra marito e moglie durano i primi 30-40 anni, poi tutto si va schietto. Accomodate, in breve. Thank you.